Carissimi amici della Pognotomia, ben ritrovati. E oggi perché un video oggi? Perché ho voluto, dopo un po' di prove, perché volevo essere comunque abbastanza, diciamo, sicuro, diciamo, di quello che poteva essere il giudizio, perché questo è un rasoio che secondo me divide, diciamo, potrebbe dividere. Voglio presentarvi e provare con voi il Flexi Pearl, anzi Pearl Flexi, rasoio indiano che viene proposto regolabile in questo modo, con il suo, adesso è uscito dalla sua sede, comunque la sua, scusate che va a mancare tutto, finisce in tragedia, la sua scatola con il libretto di istruzioni che viene inserito in questa, è anche molto elegante la confezione, se vogliamo, in questo slot. Tignure finish and shaving, viene presentato con, ti mandano tutto, ti mandano il ringraziamento, thank you. Ti mandano la base addirittura, e poi ti mandano, ovviamente, se riusciamo a tirarlo fuori, perché l'ho riconfezionato per presentarvelo, adesso butto via, metto via il rasoio, che vi ricorderà qualcuno, vi ricorderà, o no? Beh sì, certo, ricorda il mitico Rex Ambassador, però non è, questo va detto, un clone esatto del Rex Ambassador, perché è di dimensioni molto più generose, se non il Rex Ambassador, ma quelli che sono in montagna, ma vi garantisco che avrebbe assolutamente una dimensione in più ridotta. Altro particolare, rasoio che è stato esaltato da molti perché diciamo, sintetizzo con questo slogan: tanta spesa, poca resa, no? Poca resa, sono mattina presto, poca resa, tanta, oddio. Tanta resa, poca spesa. Perché effettivamente, adesso non ricordo, perché è un po' di un mese e mezzo che ce l'ho, quanto l'ho pagato, ma ampiamente sotto i 100 euro con la spedizione dall'India, con tutta una serie di regali, di omaggi, come dicono i francesi, a partire dal pennello, che è abbastanza anonimo, però sintetico. Però se, della Pearl sempre, per proseguire con il pre-barba, sempre della Pearl, tutto compreso, ma sarà costato 80 euro in tutto, se non mi ricordo più. E poi questo balsamo aftershave, sempre della Pearl. Ma non solo, anche queste lamette, che ma vediamo, insomma, The Gentleman's, eccole qua. E sono tante, perché c'è una scatola, guardate che scatola, cioè, qui c'è, ci sono ben 3, 4, 3, 5 confezioni di queste lamette qua, 5 confezioni, quindi, e secondo me sono da 10, quindi 50 lamette, quindi immaginatevi, uno può comprare quello e ha tutto, ma via a vedere come funziona. Allora, io vi dico già subito che c'è, tra virgolette, apro le virgolette chiaramente, il trucco, cioè questo è un rasoio che non è, anche se presenta molto bene, e al tatto può ingannare, non è in acciaio, è un rasoio in ottone cromato molto bene, quindi già questo giustifica il fatto che costi meno. Quindi se noi andiamo a vedere, come vedete, è lo stesso meccanismo del Rex, tanto lo riprende in tutto per tutto, come testa, e invece è più grosso, più voluminoso, più massiccio. Rasoi regolabili su cui le cifre linee abbiamo il Mercur Futur, abbiamo il Progress, me ne vengono in mente due, cioè non è che siamo di fronte alla novità.
cioè alla convenienza più assoluta, perché stiamo di fattura un rasoio comunque di 8 ore. Poi a noi cosa c'è, possiamo dire cosa ce ne frega, noi l'importante è che rada, no? Quindi vai fino a un certo punto di discorso, però mi essere molto chiari, questo non è acciaio, questo è ottone, lo dicono loro, non è che lo dico io. Lo dicono loro, io adesso vado per precisione a recuperare le istruzioni, non so se c'è scritto qua. Vado per allora. Ecco qua, tra l'altro c'è tutta la descrizione, vedete? 90 mm l'altezza, il manico è 83 mm, la testa è 140 grammi, quindi pesantino. Il blade gap, cioè la posizione della lama, da 0,25 a 1 mm. The razor is made from truly made from brass. Ogni rasoio è unico, è numerato, questo è vero. Vedete, c'è il Made in India, anche sotto è molto simile qui purtroppo in montagna non ho la possibilità di far vedere nel dettaglio perché si vede poco. Comunque numerato, c'è sono le serie qua. In basso a qua. Quindi questo deve essere un ottone cromato. Tra l'altro alcuni dicono cromato molto bene, con tripla cromatura, alcuni hanno detto, io ho sentito. Quindi non è però acciaio. Poi alla fine della fiera uno può dire ma a me che me ne frega che sia acciaio, ripeto. Ma se uno cerca un motore d'acciaio non è il Rexxion, è un'altra roba. Ma non mi interessa come rade. Ora, facciamo una prova con le sue cose, poi facciamo una tara, perché magari queste lamette qua non saranno, ma magari, non lo so, magari sono una sorpresa incredibile. Queste The Gentleman, prodotte tra l'altro proprio anche queste qua. Vediamo un po' dove sono prodotte. Sì, in India. Magari non sono, magari, non lo so, non, però ben confezionate. Ora io armerò questo rasoio con queste lame. Doppio incartamento, quindi anche curate. Chissà se taglieranno, non lo sappiamo. Super Platinum Max per 7, ma in India. C'è un po' di cera, ma vabbè, non importa. Allora, dove ho messo? Dove ho messo il cap? Questo parlo in inglese come no, basta, la testina. Il copri armato e andiamo a serrare come il Rex, esattamente come il Rex, cioè il meccanismo è lo stesso. Cambiano le dimensioni, cambia il materiale, cambia ovviamente anche il design, perché questo Rex non ce l'ha, perché abbiamo fatto così, però. Allora, io sto su un 3. Voglio, vediamo se si riesce a vedere, anche per voi, 4, vedete che ci dice il 4, questo è il 3. Purtroppo la luce qui non è che sia il massimo, quindi vi dovrete purtroppo accontentare, è un 3, eccolo, le forse si vede, si intravede. Perfetto. Allora, sul 3, che secondo me è la cosa più equilibrata, proviamo tutto, quindi mi sciacquo le mani. Proviamo tutto, una barba tanto di 4 giorni, quindi sciacquo anche il pennello un attimo per dargli un po' d'acqua per iniziare a. Ecco qua. Sciacquiamo il viso. Io sono contrario, come voi sapete, ai prebarba, cioè nel senso che se non ne serve a niente, però ce n'è andato, lo proviamo.
questo olio per la barba. Allora, pennello, dicevo, bagnato, sapone. Allora, per rimanere in tema di una zona indiana, mi sono ricordato di avere nei meandri dei miei cassetti questo vecchio, si fa per dire, Shantala di Extro. Guardate che è indiano, cioè come figura, che è un sapone che era stato prodotto da Donato Ciniello per Forfetaido. 17, pensate, 4 anni da sapone. Edizione limitatissima, quindi io avevo portato l'ultimo, mi ricordo che ero andato in negozio e ho detto, ma c'era l'ultimo lì e me l'ha dato. E avevo comprato proprio all'ultimo, cioè colpo di fortuna. Infatti ho usato molto poco, anche se si sta già, voglio dire, finendo, insomma, è ovvio che dopo 4 anni, come tanto lo usi. Allora, andiamo a prelevarlo direttamente e metterlo in viso. Questa è ancora la prima formula di Donato Ciniello, quindi quella diciamo non evoluta nella seconda formula, che poi è quella secondo me che sfiora la perfezione per i vegetali. Profumazione molto carica, eh? Così vediamo anche un sapone di 4 anni come si comporta. Beh, si comporta bene perché. Guardate, solo il pennello bagnato, eh? Questo anonimo pennello, perché effettivamente è anonimo, cioè, rispetto a come siamo abituati, questo manico che sembra uscito dagli anni 50, 60, non lo so. Vediamo se basta. Qua c'è qualche pelo ovviamente che si perde, ma è normale. Quando un pennello si inaugura, perché io questo non l'ho ancora usato ovviamente, qualche pelo se ne vada. Il pennello non si apre un granché, però accontentiamoci, voglio dire, è gratis, è un cadeau. No, adesso con l'acqua. Il sapone monta ancora benissimo. Avete visto pochissima acqua, eh? Profumazione orientale. Shantara. Con un goccio d'acqua ce la mettiamo. Prima passata. Allora, andiamo con il nostro Pearl Flex 73, il Lame Gentleman. Il peso e forse anche la lama potrebbe essere efficace. Dico potrebbe perché appunto non vedono ancora
e la regolazione 3 lo rendono maneggevole. Questa pela di 4 giorni se ne va, che è un piacere. Si pulisce bene con l'acqua, ma la testa è esattamente quella del Rex, anche se è ingrandita. Un pelo nel pennello è rimasto lì. Direi che il pelo è andato. È andato. La lametta taglia non è, secondo me, una delle più aggressive, però taglia, cioè non le più aggressive efficaci, cioè io mi sono trovato molto bene ad esempio con le Astra Blu su questo rasoio, perché ho fatto delle prove, non è che mi sono improvvisato con la recensione. Sciacquata e seconda insaponata. Guarda il sapone come tiene, 4 anni. A chi chiede quanto durano i saponi, beh, qui vedete la prova. E anche la prima formula di ciliegio non era male. E voilà, lo disciacquiamo un attimo. E andiamo con il nostro seconda passata. Scorre molto bene, sempre regolata 3, e andiamo così. E qui il contropelo classico, sciacquata nel rasoio. Qui
abbiamo raggiunto l'agognato BBS, quello che tanti qualche dettaglio, ma siamo a posto. Bene, allora sciacquiamo un dito con acqua fredda. Cerchiamo un attimo gli arnesi del mestiere. E facciamo le considerazioni finali come al solito di quella che è l'esperienza di rasatura. Prima ormai la tradizione un po' di, anche se non c'è nessun taglio, niente, un po' di wichezel che male non fa, tonifica la pelle prima del dopobarba, in questo caso un balsamo. Puliamoci un po' e andiamo a vedere il résumé. Allora, partiamo dal fondo. Partiamo dal pre-barba, non saprei giudicare, io non li uso, non so se ha facilitato la mia rasatura di oggi, ma comunque un olio pre-barba, insomma, non c'è niente di male. Poi un regalo. Quello che ci interessa di più è. Ah, poi beh, il sapone. Sapone sempre efficace, ormai purtroppo sta, come vedete, finendo, nel senso che non è finito, però tenterò di resistere perché è edizione limitata, questo non c'è più, cioè questo Chantala di Essa Cosmesi è proprio fatto per Fora Fetaido. È proprio di 4 anni fa, veramente buono, veramente con questi sentori orientali ma non volgari, è stata un'ottima produzione. Ma vediamo quello che interessa più di tutti, a tutti più di più. Questo abbinamento fra, qua c'è un altro pelo del pennello che, ah, ecco il pennello, niente di che, cioè un sintetico abbastanza anonimo, è regalato, quindi a cavallo dorato non si guarda in bocca, come vedete funziona perfettamente, quindi cioè, poi alla fine non è che ci bisogna di tantissimo barraggiarsi, come dicevo sempre, però comunque, boh, non è che un giudizio, insomma è un sintetico che fa il suo dovere, non è chiaramente il pennello della vita, però è regalato, quindi tante grazie. Combinazione fra il rasoio Pearl Flexi e lamette Gentleman. Allora, io ho l'impressione che con altre lamette renda ancora meglio, tipo le Astra Blu che uso io. Il rasoio effettivamente è un ottimo rasoio. Taglia bene, la testa è esattamente quella del Rex. Qualcuno l'ha definito il Rex dei poveri, ma io non mi spingerei a né offendere chi non può permettersi di acquistare il Rex, che è tutta un'altra cosa, cioè nel senso che è più piccolo, più maneggevole, e di materiali più nobili, è un'altra cosa, anche se questa stessa qua è esattamente identica. Quindi se voi mi dite come oggetto chiaramente il Rex vince, è evidente, ma qui stiamo parlando di un prodotto che con meno di 100 euro, abbondantemente, perché io mi ricordo di averlo pagato sugli 80, ma, non voglio dirvi una stupidaggine, vi dà queste prestazioni e vi regala tutto, di tutto, quindi dopobarba, oli, pennelli, così. Non me la sento di sconsigliarlo.
e con la sua lama, che adesso finirà ovviamente, lo sciacquiamo pure lui, perché anche lui ha bisogno di essere sciacquato molto bene. E ha una mano non attenta, ma anche la mia, cioè nel senso che non è che sono un metallurgico, ripeto. Se mi dicessero, guarda che in acciaio 316L, Eichmarin Grade, io ti potrei anche credere, cioè, se non mi dicessero la verità. Quindi, in realtà, è una questione di sensazione, no? Cioè, in mano sta bene, cioè, la sensazione è quella dell'acciaio, vedete il logo della Pearl dietro. Quindi è un rasoio che si può consigliare o a chi vuole questo tipo di meccanismo di regolazione, che è quello del Rex Ambassador, ma non ha la possibilità di acquistare il Rex Ambassador, oppure a chi ha un rasoio più piccolo come il Rex Ambassador preferisce un rasoio più grosso, più pesante, che magari ha delle caratteristiche di rasatura più idonee al proprio stile di rasatura. Quindi nessun miracolo, perché di fatto la testa è un clone, ma il rasoio non è un clone, perché ripeto è diverso di dimensioni di tutto. Grande impegno è anche nel rapporto con la clientela. Tanto metto dopo barba, vediamo se dopo barba post shave solution, eccolo qua. Cosa dice? Beh sì, chiaramente ci rimettono. Vediamo se esce, si esce. È un balsamo. Profumazione molto classica, eh. Niente di eccezionale, ma no, barba, un balsamo. Bene. A me non fanno impazzire dopo di nuovo in base, però questo non è che sia cattivo, insomma. Quindi, grazie alla clientela, arriva velocemente. Quando l'ho preso io erano finite le scorte, ma hanno subito contattato, detto guarda, aspetta 2 settimane. Insomma, sono stati gentili. Veloci, affidabili, rapidi, tutto quanto. Quindi, nessun miracolo, ripeto, ma nemmeno nessun flop, cioè questo è un rasoio che probabilmente vale quello che costa, è un rasoio che rade bene, le lamette secondo me non sono il top, diciamo, che si possono fare in giro, perché secondo me con altre lame funziona ancora meglio, però anche queste non hanno creato disastri, quindi anche le lamette che noi possiamo, come dire, non sospettare, perché poi mi viene a parlare 1000 volte, che non abbiano un taglio così netto, così preciso, forse, perché ripeto, io è la prima volta che lo usavo, ho sentito che a 3, ad esempio, la sabrura tagliavano di più, però queste sono sensazioni. Quindi io promuoverei questo Pearl, che tanto viene fornito con questa base, molto comoda, con la gomma sotto, quindi non scivola. No? Ragazzi, ci sono delle case che per la base vi chiedono 50 euro, chiaramente altri materiali. Cioè, siamo sempre su questo discorso qua, no? Cioè, materiale, qualità, no? Cioè, un discorso, se vogliamo, di distinguere fra l'efficacia del rasoio, che io ho sempre sostenuto. A chi mi chiedeva, ma io voglio un rasoio più efficace, dico, guarda che se tu prendi un Edwin Jagger, hai un rasoio efficacissimo. Se poi tu vuoi un rasoio di acciaio eccezionale, dalle prestazioni, dal design magari particolare, dalla geometria, allora è chiaro che andiamo in un altro campo, però il risultato poi è la rasatura, è quello. Cioè, io con il mio, qua ce l'ho sempre, Edwin Jagger, questo col manico in finto, in lavoro ecologico, ottengo regolarmente una rasatura perfetta. Quindi è inutile che ci giriamo intorno con teorie fantascientifiche.
è un rasoio quindi che va bene, che è consigliabile a chi vuole, come dire, il meccanismo di un regolabile del Rex Style, no? Ma senza doversi, come dire, sobbarcare le spese di un Rex, che comunque effettivamente è un rasoio che non costa poco, costa 250 euro, quindi non è la stessa cosa, quindi di essere chiari, cioè è diverso, è più grosso, non è di acciaio di quel tipo lì, però il risultato è quello. Io vi saluto, vi ringrazio, buona domenica e buona barba a tutti.